Salve a tutti cari Nikonisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Oggi vi faccio vedere come riparo questo obiettivo. È un Nikkor 1805 DX di un mio amico. Ha rotto la baionetta, come potete vedere, non so se si capisce, ma la baionetta è distrutta perché è caduta insieme alla macchina e la macchina si è salvata. L'obiettivo ha spaccato la baionetta perché è di plastica. Lui ha già comprato su internet questa baionetta di metallo, credo. Adesso l'apriamo, non lo so, penso che sia di metallo perché è abbastanza pesante, ma magari è di plastica. Devo ancora controllare in realtà. E proviamo a cambiarlo. Lui mi ha detto che ha svitato queste tre viti e non è riuscito, ma in realtà ci sono una serie di altre piccole viti sul lato. E quindi adesso procedo a svitare tutto con i miei fidati cacciaviti super economici, ma che sono fatti decisamente bene. Li ho usati in vari lavori, come per esempio. Quando ho costruito la mia macchina fotografica, di cui ho fatto poi la recensione, o meglio, si è fatto vedere come l'ho montata la Tessarmatic, trovate il video sul canale, e li ho usati anche per fare la fotocamera che ho costruito per il Prova Cose, ossia per Sergio del canale appunto Prova Cose. E sono cacciavitini del cavolo, pagati una stupidata, non mi ricordo neanche più dove l'ho comprati, se su eBay, forse Amazon, non lo so, forse compravo ancora roba su Amazon ai tempi e niente, funzionano. Vabbè, adesso ho svitato quelle tre viti là, sto cercando di mettere a fuoco. Dai, telefono, proviamo a zoomare, si può zoomare, che figata. Ok, qua c'è una vitina microscopica. Ho cambiato. Ah, ma viene già via. Ah, ok, rimane tutto assieme. Oddio. Andiamo bene. Torna dentro. Svitiamo qua. Queste tre vitine microscopiche. Adesso sicuramente mi cadranno per terra perché ho frapposto tra me e l'obiettivo il cellulare. Per fare il video. Riuscirà il nostro eroe a estrarre questo coso? Ok, la vite è caduta a terra. Anche se le previsioni non erano rose, ho trovato la vitina per terra. Andiamo avanti a svitare le altre. Vedete che ce ne sono un bel po'. Adesso non le ho contate. Contiamole man mano. Questa è la seconda. Seconda. Qui ce n'è un'altra. Siamo a tre. Oddio, dove è finita? Ah, questa è più corta, ok. Ricordiamoci quella posizionata qua vicino alla roba, qui ai contatti è un po' più corta. Questa qui è la quarta. Mettiamoci a favore di camera. Ok, anche questa è corta. E poi c'è questa qui, per logica sarà lunga. E infatti, ok, quindi sono corte le due più vicine ai contatti. Qui non ce n'è più. Ok, vediamo se si sfila. Ovviamente no. Viene via tutto assieme. Viene via tutto assieme perché? Ah, perché qua c'è un pirulo. Vedete che ha due piccole vitine, per il resto non c'è niente che tiene se non questa parte di metallo, quindi credo che basti svitare. Allora, rimuovendo questa parte qui, si scopre che qui ci sono due viti e qua c'è anche una molla che non ho bene idea di cosa serva. Ma bisogna assolutamente togliere quelle due viti lì per separare la parte della flange della baionetta rispetto al resto dell'obiettivo. Procedo a svitare e vediamo cosa succede. Serve cacciavite un po' più grosso, qui secondo me l'1,5. Qua il cacciavite c'è 1,5 e 1,2. Qua uso il cacciavite 1,5, ho il cacciavite 1,5 e 1,2. Qui c'era un fermafiletti, un frenafiletti che ovviamente è venuto via.
Una e due. Oddio, rimetterlo assieme sarà un casino. Sì, questa qui è una flangetta che serve per comunicare alla macchina qualcosa. Di qua cosa c'è? Di avvitato, di attaccato. Bisogna rimuovere anche questa molla che evita che possa sganciarsi tutto assieme. Perché se no non riesco a sfilare sto coso qui. Come faccio a togliere sta molla? Non lo so. Io non sono un fotoriparatore. Però, siccome l'obiettivo vale poco e non abbiamo molto da perderci. Allora, ok, questo qui è venuto via l'anello. E va bene. Però questo deve cadere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo disassemblato sta roba. Questa vite, ah no, lì non c'è la vite, qua c'è una vite, qui no, usiamo, scusate, cacciavite 1.2 e adesso qui ci sarà una molla dentro e finirà tutto a grandissime donne di malaffare, ne sono certo. Ok. Sapevo, lo sapevo. Ok, la vite è lì. Va bene. Ok. Questa è la nostra flange staccata. Rimuovo la molla da qua. Dopodiché, ecco, caduta lì. Dopodiché, mettiamo la flange nuova. Ed ecco qua la flange nuova. No, pensavo fosse di metallo, ma è di plasticaccia. Anche questa, la molla direi che la mettiamo come ultima cosa perché è una gran rottura mettere quella molla lì. Il foro per quell'elemento là dove ci stanno le viti è questo qui, quindi è fatto uguale. Controlliamo che sia fatto uguale, sì. È molto simile, credo che sia proprio identico. Ok, quindi questo coso qui va avvitato qua. E quindi dovremmo farcela. Allora, questa roba qui che ho smontato in realtà non serviva a niente smontarla e la devo rimettere dov'era. E dov'era? Era su questa flangia qui nera, questa qua di metallo, e va sotto perché lui è filettato e quindi qua ci vanno le viti. Quindi adesso lo dobbiamo rimettere al suo posto, ossia prendo un cacciavite. Sollevo questo e questo va sotto, così teoricamente si vede anche il segno delle viti che c'erano, per cui è corretto. Quali viti vanno lì? Semplicemente quelle là, chiare, adesso farvele vedere, quelle che avevano il segno rosso. Forse c'era il segno rosso per indicare che non andavano svitate. Ma ovviamente noi siamo dei cani. Ok, una. Ovviamente questa operazione su un obiettivo costoso non l'avrei mai fatta perché il rischio di fare danni è folle. Ora, centriamolo dove era perché era a fine corsa in pratica. Così. E lo sistemiamo. Infatti così poi si può regolare anche dopo perché si possono svitare se vediamo che non va bene. Poi, scusate, copro tutto però. Ok, questo qui non serviva a svitarlo, quindi queste due qui non andavano tolte, ma va benissimo. Flangia nuova, abbiamo detto che questa, dobbiamo fargli passare prima questo micro switch qui, questa roba qua, e ovviamente passarlo nel buco, che è questo qua, e ovviamente avvitarlo. La vite di questo qui era una di quelle corte. E sono tutte più o meno uguali. No, era quella media, questa qua, guardala qua, quella media, perché quelle corte vanno in quei due punti là di prima e non ci sono alternative, quindi questa. Quindi questo qui va qui. Voi direte: ma non hai usato un metodo scientifico per svitare sta roba? Non, ma va, metodo scientifico. Ok.
Ovviamente metodo scientifico sì, perché devo prendere la vite, ficcarla sul cacciavite prima di inzuccare il robo. Cacciavite 1.2, benissimo, così, e questo lo avvito così. Ah, fa un po' di fatica perché la plastica a quanto pare non è filettata. E queste sono viti, credo, autofilettanti. Va bene. Ok, adesso tutte queste flange qui sotto, come vanno messe? Dio solo lo sa. Vedete tutte queste flangette qua di metallo che sono una sopra l'altra, che in realtà secondo me sono degli spessori, che serviranno probabilmente in fase di produzione per registrare, chi lo sa. Vanno messi allineati con, credo, questo foro qua. E penso che tutti e tre vadano allineati lì. Ce la farà il nostro eroe? Prendiamone due alla volta. Ok, due, li allineo con quel foro lì della vite. Poi direi che lo teniamo fermo con un cacciavite, faccio girare l'altro, me lo allineo qua e ci siamo. Quindi se questo è qui, gli altri fori sono allineati. Sì, qua c'è un altro foro, qua c'è un altro foro, siamo a posto. Ah, qua c'è il fermo, quindi è perfetto, va bene, è giusto così. Così è perfetto, quindi tutte le flange sono allineate qua. Qua c'è questo puntino qui dove va il nostro arnese qui. Qua c'è un punto di fermo di plastica che sporge, che coincide con quello che dobbiamo fare noi. Se stesse fermo qua sarebbe bellissimo. E quindi possiamo richiuderlo, facendo attenzione ovviamente a posizionare correttamente sto robo qui senza danneggiare il flat cable. Ok, ho fatto un piccolo taglio perché era arrivato da mangiare. Semplicemente l'ho messo dentro, ho allineato i fori, quelli di quelle flange che c'erano sotto. Adesso gli metto giusto una vitina di quelle lunghe per fissarlo. È normale che sporga rispetto al corpo dell'obiettivo, visto che è assolutamente normale. Ho messo dentro un vite di quelle piccole posché quella grossa. Ok, qui ci vanno le viti grosse, non quelle piccole. Ops, quindi inizio a metterne una o due per fissare. Ci vuole il cacciavite quello uno e mezzo, che è un pelino più grande. E lo fissiamo, quindi una, non le tiro tanto, magari nel video sembra che le ho tirate tanto, la appunto appena appena, una, due e tre. Poi farò come si fa con le gomme della macchina, che si tirano un po' e un po', no? Tiro questa, adesso tiro questa, adesso tiro questa, tiro di nuovo questa che è la più lenta di tutte. Tiro questa e dovremmo essere abbastanza a posto. Proviamo ancora. Non le tiro come un pazzo, però un minimo di resistenza. Dovrebbe essere a posto, quindi dovrebbe essere innestato. Questo qui si muove, è normale. Questa flangia qui deve scorrere. Allora, perché non scorre? Deve scorrere, ma non scorre perché? Chi lo sa? Non scorre, svitiamolo di nuovo. Perché avrà una posizione. Proviamo a riavvitarlo un pochino. Questo va qui. Si può infilare da sopra, credo. Credo io. Si infila così e va anche bene, però perché non entra il resto? Beh, così è entrato bene.
Ah, ma così è il controllo del diaframma, semplicemente. Sì, ok, solo il controllo del diaframma. Però ci andava la molla. La famosa molla che abbiamo tolto prima. Ora, la domanda è perché è così duro a scorrere? Non dovrebbe. Dovrebbe essere molto morbido. Quindi, non lo so. Noi rismontiamo un'altra volta. Quello è il cacciavite grosso, questo è 1,2. Questo è 1,5. Proviamo a togliere del tutto, vediamo che cosa ho sbagliato. Ah, forse quegli anelli li ho messi tutti sopra a quella flange o tutti sotto, non lo so, ho sbagliato qualcosa nell'assemblaggio. Ovviamente non fatelo a casa. È venuto fuori tutto assieme a sto giro. Bene, ma non benissimo. Signori, abbiamo fatto un danno. Dove andava? Così. Ok. Sto cazzo di coso. E dai. Ah, la cura e la calma. Ok. Il diaframma vedo che funziona. E adesso è molto più morbido di prima. Forse era andato semplicemente fuori asse quando l'ho montato. E quindi c'era forse qualcosa che gli andava sopra e non permetteva di muoversi liberamente come doveva. Quindi rimettiamo questo per l'ennesima volta. Mettiamo questo qui per segnare la posizione. E questo adesso scorre male. Quindi ne possiamo dedurre che, beh, che sicuramente questa flange va sopra a questo elemento qua. Perché sennò non scorre, che c'è sto dentino qui, quindi questa va qua. Allora, questa va così. Però questo, in realtà, se io monto questo su questo, prima. Se io monto questo, senza vederci niente, perché ovviamente non ci vedo niente di quello che sto facendo. Sto cercando alla cieca la posizione, ok? Dovrebbe essere così. No. Allora. Però non posso sfilarlo tutto. Perché così andrebbe così. Questo va qui. Lo giro un pezzettino e non esce più. Esattamente. Così è perfetto. Però. Ah, forse ce la facciamo. Ok. Questo lo tiriamo fuori di qui, in qualche modo lo facciamo ballare. Ok, questo è allineato, questo adesso funziona, ma non la muovo troppo. Evito di mandarla tanto in là finché non gli metto la molla, perché sennò poi potrebbe uscire fuori corsa. Quindi rimettiamo le vitine. Non le tiro, sempre come prima. Evitiamo di far cazzate. Evitiamo anche questo. Quindi questo qui è un tutorial di uno che non sa aggiustare un obiettivo, ma lo aggiusta lo stesso, no? Perché? Perché sì. Ovviamente fate fare questi lavori a gente che è capace, non è sottoscritto. Ok, adesso scorre bene, era semplicemente sta roba qui da mettere in posizione giusta. Deve scorrere di pochissimo perché basta pochissimo per aprire il diaframma. Adesso basta mettere la molla. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, perché non è divertente mettere le molle. L'appoggio sopra qua. Così ci metto un dito. Poi prendo questo strumento qua e lo tengo lì.
Con l'altro schiaccio giù, va che bravo, tac, ma sono un genio del male. Poi, questo schifo di molla qua la prendo così, prendo l'altro cacciavitino col buco, lo inzicco qui, e non so come. Allora, mettere la molla su un lato è stato relativamente semplice, metterla di qui lo so già che non sarà affatto facile, perché... Perché il buco è rettangolare e la molla c'è il buco rotondo. Ovviamente chi ha progettato l'anello col foro rettangolare per metterci una molla. Ah, forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Dopo non pochi tentativi, ma ce l'ho fatta. Adesso basta solo mettere questo anellino qui un po' verso l'esterno. Questo qua messo dentro qui. E questo qui lo tiene fermo e siamo a posto. Questa molla qui funziona correttamente, mettiamo tutte le vitine intorno e abbiamo finito. È stato relativamente semplice, diciamo, qualche bestemmietta bisogna tirarla per fare questo lavoro qui, cioè non ho detta neanche una, a dire il vero, però ci ho pensato e quindi allora partiamo a mettere le viti, scusate, questa qui era quella corta. Cosa che ho appena detto? Non ho bestemmiato, eh? Ok, allora, questo cosa... Ah, forse non è dentro bene. Fatemi guardare. No, no, è giusto, è giusto. Ok, allora, la vite corta, una è qua. Se il cacciavite aiutasse sarebbe meglio. Ok, così, una. Adesso si è incastrato bene. Sì, la vite l'ha portata in sede. Poi un'altra di quelle corte corte. Ci sono le due più corte che ci sono in assoluto. Un'altra cortissima va qua. Ok? E poi quelle, tra virgolette, lunghe, chiamiamole lunghe anche se sono viti molto molto piccole. Comunque, non so se avete notato, ma io ho le mani grandi. Con sta luce, devo dire che ci vedo poco perché non ho acceso nessuna luce particolare. Solo le luci ambienti, ma riesco comunque a fare questi lavori e questa cosa è veramente incredibile. Non ho capito come mai, ma ho una certa manualità a fare queste cose, nonostante sia tutto fuorché il mio lavoro e abbia tutto fuorché le caratteristiche idonee a farlo, cioè delle mani un po' piccoline, ma ci riesco benissimo. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Ok. Credo di aver respirato sul telefono tutto il tempo perché ho veramente la faccia attaccata al telefono. Gli do ancora una stretta a questi viti qui. E la proviamo. Cioè lo proviamo sulla D200. Momento della verità, D200, obiettivo, si innesta correttamente. Adesso forse voi non lo sentite, ma il motore funziona. Io in realtà l'ho già provato, ho già guardato nel mirino, il diaframma rimane aperto, si chiude correttamente quando si deve chiudere, quindi l'obiettivo funziona correttamente, zero problemi. Finché non cade un'altra volta e non si rompe di nuovo la flangia. Un tempo verbale sbagliato, ho usato ma tant'è. Vabbè, comunque, questo è quanto. E comunque questo era il tutorial su come non riparare un obiettivo. O meglio, come riparare un obiettivo senza saper riparare un obiettivo e soprattutto senza informarsi assolutamente di niente prima di farlo e senza segnarsi che cosa si è fatto, ma svitando un po' tutte le viti a casaccio. Quindi adesso avete visto gli errori che ho commesso io, avete capito come bisogna riassemblarlo, soprattutto cosa non bisogna smontare, però avete più o meno capito la procedura per smontare e riassemblare questo coso e se vi capita sappiate che potete fare questo lavoro. Chiaramente un lavoro del genere, a parte che vabbè funziona, ok, funziona, non sarebbe da fare su obiettivi costosi, su obiettivi che comunque sono di un certo pregio, perché sicuramente la caduta che provoca la rottura della baionetta probabilmente dà altri problemi all'obiettivo, quindi andrebbe comunque fatto controllare in un laboratorio professionale. Però se l'obiettivo vale poco, non volete spendere soldi, secondo me vale la pena di ripararlo. Chiaramente un obiettivo più costoso non ha proprio senso fare sto lavoro, mandatelo da un riparatore professionista che sicuramente fa un lavoro migliore di questo.
e magari bestemmia nella sua mente un po' meno, però in ogni caso sappiate che il lavoro si può fare, è a portata un po' di tutti, basta avere dei cacciavitini un po' decenti. Mi raccomando, comprate dei cacciavitini decenti, così costano poco, ma funzionano bene e soprattutto appena saranno spanati, se un giorno mai si spaneranno, però sto usando ovviamente in maniera un po' decente, se si spanano buttateli via e cambiateli perché un cacciavite spanato fa più danni che guadagno, quindi è importante avere degli attrezzi, non dico professionali, ma degli attrezzi che sono in ordine per fare questo tipo di lavori, altrimenti rovinate tutti i file, cioè rovinate tutte le teste delle viti e quindi poi dopo è un casino fare il lavoro. Con vecchi obiettivi, teste a taglio, robe del genere, ragazzi state super attenti perché spanarle è un attimo, soprattutto quelle di ottone. E quindi fatelo fare da un professionista. Ciao a tutti!